Si riapre per l'ennesima volta il parco giochi di Via Potenza, il parco giochi della città di Mazara del Vallo. Si spera questa volta che l'apertura sia perenne, sia per sempre. Sì, innanzitutto c'è da dire, innanzitutto vi ringrazio a voi per la vostra presenza, che comunque filmate tutto ciò che comunque si fa in maniera propositiva per la nostra città. Questo non è solo il parco giochi della Via Potenza, questo è il parco giochi della città di Mazara del Vallo, perché è l'unico parco giochi, ahimè, esistente. Ringrazio la Bottega del Passato che l'ha realizzato, e tranne qualche accorgimento, ad esempio che mancava l'assicurazione, adesso l'assicurazione è stata stipulata, siamo di nuovo qui a fare la riapertura del parco giochi nell'interesse di regalare un sorriso ai bambini non solo del quartiere ma di tutta la nostra città. Una cosa è certa, stiamo lavorando veramente nell'interesse di dare dignità a questo quartiere, ma di dare dignità a tutta la cittadinanza. Io invito i cittadini mazzarese a prendersi cura da questa piccola realtà, che sia da esempio per la politica del futuro nel realizzare tanti altri parchi giochi nell'interesse di garantire strutture e dove comunque tolgono dalle devianze i nostri figli. Il quartiere della Potenza è un quartiere che in questo video ci sta lavorando tanto insieme al quartiere di Mazara 2, proprio voi siete stati testimoniali di alcune zone bonificate, come la pineta dell'altro giorno, come una aiuola adiacente alla pineta. Diciamo che i lavori si stanno svolgendo nel miglior modo possibile, nell'interesse comunque di valorizzare e bonificare una zona che ci sta lavorando, e devo ringraziare l'amministrazione comunale e gli operai del comune, tutta la classe operaia, dirigente e funzionari che si stanno impegnando. Questo significa la politica del fare, la politica delle risposte concrete, che è quella che piace a me. Magari saremmo pure criticati, non lo so. Una cosa è certa, noi ci siamo nell'interesse comunque di dare risposte concrete alla nostra città. Invito tutte le scuole della città di Mazara del Vallo, tutta l'associazione Ollus, l'associazione diversamente abile, a frequentare il parco giochi, perché il parco giochi non è della politica mazzarese, ma è dei nostri figli della città di Mazara del Vallo.